il sindaco della città metropolitana di Napoli, Luigi De Magistris, e il vice sindaco metropolitano con delega alla scuola, Domenico Marrazzo, hanno effettuato questa mattina un sopralluogo alla sede succursale dell'istituto alberghiero Antonio Ferraioli di via Gorizia a Napoli, dove sono in via di ultimazione lavori di riqualificazione per 1,5 milioni di euro. Il Ferraioli costituisce una delle eccellenze dal punto di vista della formazione alberghiera per le nuove generazioni, con una popolazione scolastica solo per la sede di via Gorizia, quella oggetto degli interventi nel quartiere di Poggioreale, di circa 500 unità provenienti non solo dal capoluogo ma anche dall'area metropolitana. La struttura, nata originariamente come industria per la lavorazione delle pelli, si sviluppa su due livelli, di cui uno seminterrato. Al piano terra 21 aule didattiche, un laboratorio di informatica, una sala per conferenze e una biblioteca. Ubicati al piano seminterrato gli ambienti caratterizzanti l'indirizzo, 4 aule cucina, la sala ristorante, il magazzino e gli spogliatoi, oltre alla palestra. Tenuto conto del forte e progressivo incremento di iscrizioni, la città metropolitana ha programmato ed effettuato lavori di ristrutturazione che hanno interessato in particolare proprio il piano seminterrato, che presentava maggiori disagi per il fatto di essere situato in corrispondenza delle falde d'acqua sottostanti del fiume Sebeto, causa frequente di allagamenti degli ambienti didattici. Questa sede era molto distrutta perché c'è la presenza del fiume Sebeto, e quindi è una struttura che aveva bisogno di un intervento proprio grosso. E la città metropolitana ha sempre seguito questi lavori, naturalmente abbiamo dovuto alzare tutto il livello della struttura, abbiamo rinnovato anche tutti i laboratori di enogastronomia, di sala, e così i ragazzi al rientro del lockdown hanno trovato una struttura completamente cambiata. Si è proceduto quindi alla creazione di vespaie e l'aumento delle pompe di sollevamento per il deflusso delle acque meteoriche. È stata altresì rifatta la pavimentazione e sono state sistemate le pareti interessate da umidità. I lavori hanno riguardato anche tutto il resto della struttura, dai lastrici solari che sono stati impermeabilizzati alle parti interne interamente ristrutturate. In via di installazione anche un ascensore, di cui l'istituto era privo, per consentire a persone diversamente abili l'accesso ai laboratori e alle attività didattiche, finora raggiungibili solo mediante un percorso esterno scomodo e accidentato. Il sindaco De Magistris si è detto soddisfatto dei lavori realizzati, mentre il vice sindaco Marrazzo ha sottolineato la differenza della situazione attuale dell'istituto rispetto a 3 anni fa. Proseguono i lavori di messa in sicurezza e di ammodernamento delle nostre scuole. Ricordo di aver fatto un sopralluogo in questo istituto diversi anni fa. Oggi possiamo dire che questo istituto è un luogo sicuro, moderno, ed è un luogo in cui i ragazzi possono fare didattica con la massima sicurezza. Abbiamo inaugurato una parte dei lavori al piano terra, i lavori stanno proseguendo nei piani superiori. Lavori che saranno ultimati entro 30 giorni. Quindi consegniamo ai nostri ragazzi sicuramente per il prossimo anno scolastico una scuola migliore.